Si è tenuto presso l'Hotel Pineta di Luvo di Puglia il primo convegno scientifico sulla trattazione di argomenti di medicina prenatale e di neonatologia, dal titolo La scienza prenatale a servizio della vita, organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita Granero di Senape, in collaborazione con la Fondazione Onlus, il Cuore in una Goccia e con il patrocinio del Comune di Luvo di Puglia, del Comune di Corato, dell'AIGOC, dell'ASL di Bari e della MC. Per l'occasione professori medici specialisti hanno illustrato metodiche diagnostiche e curative di alcune importanti patologie prenatali come la spina bifida, nonché diagnosi, accompagnamento e cure per i natali di gravidanze e prognosi in Fauste. Il convegno è stato organizzato nell'ambito della formazione degli operatori sanitari specializzati nell'assistenza alla mamma e al suo bambino dalla gravidanza alla nascita e al post nascita, ma si è aperto anche a tutti coloro che in qualità di semplici uditori di questa complessa materia hanno voluto capirci qualcosa o anche di quelle persone che per varie ragioni in tale mondo ci sono rimaste coinvolte. I lavori si sono svolti in due diverse sessioni, una antimeridiana ed una pomeridiana. E sono stati avviati e presentati dal dottor Ignazio Floriano, presidente del centro di aiuto La Vita Granello di Senape di Ruvo. Abbiamo questa associazione che, da un anno circa, eh, si occupa e si dedica alla, alla difesa e alla tutela della vita nascente nelle situazioni di, di, di difficoltà eh, a portare avanti gravidanze per patologie o per disagi vari. E, eh, abbiamo intessuto ecco, una rete di collaborazioni a livello, a livello locale, intanto. Un, Oggi si concretizza quella che è la rete che si sta estendendo e creando a livello anche al di là della nostra regione con i colleghi eh, del, del Policlinico Giamelli dove si eh, risiedono dei centri di, di terzo livello di assistenza e di terapia nelle diagnosi prenatali ehm, importanti, insomma, malformative o altro. Oggi qui siamo in questa, in questa giornata eh, promuovendo questo tipo di informazione perché tanto non si sa ancora, non si conosce, eh, non tanto da parte dei ginecologi, dei medici chiaramente, ma anche di, di, del tessuto sociale, che tanto quanto si è fatto a livello di, di scienza non è ancora conosciuto e noto. Quindi l'idea di oggi è quella di promuovere questa conoscenza, partendo sicuramente dagli operatori sanitari, che sono i primi diffusori della, del messaggio, a a, ad estendersi poi a tutto il a tutto tutti quelli che sono anche i cosiddetti laici che hanno il diritto e il dovere, secondo me, di sapere e di informare. Nella prima parte del programma sono intervenuti come moderatori il direttore scientifico, dottor Lucio Nichilo, responsabile ginecologia dell'ospedale Umberto I di Corato, e il professor Filippo Maria Boscia, ginecologo, già direttore del Dipartimento Materno-Infantile e già primario presso l'unità ospedaliera di ginecologia dell'ospedale di Venere di Bari. Poi a loro sono seguiti gli interventi del professor Giuseppe Noia, direttore dell'ospice Perinatale, ginecologo presso il Policlinico Gemelli di Roma, nonché presidente della fondazione Onlus, il cuore in una goccia. L'importanza è quello di far diventare l'informazione una conoscenza, perché l'informazione è molto superficiale spesso, siamo pieni di informazione ma la conoscenza è scarsa. È, è come ho detto anche ieri sera ad Andrea, eh, la vita prenatale è una sconosciuta, perché quello che ho ripetuto stamattina, non solo che il feto è paziente, che può essere curato con una marea di interventi correttivi, in maniera scientificamente onesta, senza fare accanimento, ma l'embrione è sin da subito un protagonista, la scienza ci dice che coll collabora con la madre alla scelta dell'impianto che nei primi otto giorni prima dell'impianto si determinano da questo colloquio tra feto e madre il destino futuro del bambino nell'infanzia, l'obesità, nell'adolescenza i problemi disendocrini come la policistosi ovarica e nella fase adulta le dislipidemie oppure i problemi vascolari. Quindi questa continuità. Che la scienza riconosce e guarda, fa vedere quell'essenziale che è invisibile agli occhi diciamo, umani, corporei, ma è visibile a, alla speculazione intellettiva, alla scienza che riflette e che propone una medicina che fa un servizio. Perché quello che siamo, stiamo facendo oggi non è una forma di ideologia o di forma partitocratica appartenente a una visione, ma è quella che tende a salvare l'umano. A noi non ci interessano le divisioni, vogliamo rendere la scienza prenatale un servizio a famiglie che hanno bisogno, che spesso si trovano dinanzi a una sola scelta, che non c'è più nulla da fare, no, c'è tantissimo da fare. Io sono anche, oltre che il responsabile dell'ospice prenatale del Policlinico Gemelli, sono anche il presidente della Fondazione Il Cuore in Una Goccia che ha organizzato insieme al Granello di Senape questo, questo evento. E noi diciamo che siamo stati intercettati dal Dicastero Vaticano, laici, famiglie e vite, perché? Perché abbiamo cercato e stiamo cercando e sviluppiamo una sinergia che è quella fra scienza, ecco il primo protagonista, famiglia, il secondo protagonista e anche la fede, terzo protagonista. Cioè mescolare in maniera positiva propositiva, senza steccati ideologici, senza indicare col dito, questo è buono, questo è male. Noi non siamo dei fondamentalisti etici, noi siamo persone che partono dal basso e dal bisogno della gente. Ecco perché le mille famiglie seguite, ecco perché gli 8.000 interventi fatti al feto in utero hanno trovato una domanda che in base a quello che è stato levendo il Vaticano in maggio, Yes to Life, sia sì alla vita, ha raccolto 70 paesi e 400 persone, perché la domanda non è solo in Italia, di trovare una scienza che si fa servizio anche nelle difficoltà malformative, anche nella cura del feto. E quando non possiamo curare, proponiamo il prendersi cura, perché il prendersi cura non è un atto vile ma un atto di rispetto per quella scelta di sogni che ha fatto quella famiglia dinanzi a una gravidanza quando viene una diagnosi planetale patologica si distruggono i sogni, i programmi e quella famiglia dice a chi mi devo rivolgere? Ovviamente se è una famiglia che non vuole fare l'interruzione. In caso di pariteticità, di pari opportunità, chi vuole fare l'interruzione c'ha la legge 194, ma chi non vuole farla il National Vital Statistical Report del CDC di Atlanta dice che ci sono sempre più nel mondo, non in Italia, nel mondo famiglie che vogliono accompagnare i loro figli anche se sanno che c'è una grave malformazione. Perché volerlo impedire? Perché? Allora gli diciamo nella verità quello che è possibile fare. Diciamo anche in, in senso di... Cultura di formazione, perché la cultura dell'ospice non è solo clinica, accompagnamento, affiancamento scientifico e solidale, ma anche fare formazione. Per esempio, se uno prende l'acido folico quando ha fatto il test di gravidanza, è già tardi, lo deve prendere quattro mesi prima, e così evitiamo 1400 malformazioni all'anno in Italia, sono i dati del ministero. E così, quando noi informiamo correttamente sull'evoluzione di una malformazione che abbia possibilità di cura pre- o post-natale, facciamo un servizio alla verità della persona umana e all'amore di queste famiglie per i loro figli malati. Non c'è fondamentalismo in questo. C'è semmai un desiderio sincero, di in maniera scientificamente onesta, di mettere a disposizione questa esperienza per credenti e non credenti. Per tutti. Ecco noi crediamo quindi che la scienza deve riscoprire la cultura dell'ospice, che non è una cultura che accompagna solo la morte, ma molti bambini che consideravamo incompatibili quando fanno i trattamenti palliativi prenatali o le cure prenatali, poi sono bambini in braccio e vivono e noi abbiamo un'esperienza del 35% di queste condizioni gravi che sono in braccio alle loro mamme. Quindi il messaggio è non una cultura oltranzista, divisiva, ma una cultura scientifica che propone uno scampio con credenti e non credenti per un servizio sociale.